Chiesta in Senato una pausa per sfrondare gli emendamenti, insegnanti in piazza, a rischio le 100.000 assunzioni. E oggi pomeriggio a Roma nuova manifestazione di ICOBA, sindacato degli insegnanti, studenti e genitori. In tanti si sono ritrovati a Piazza del Pantheon per dire ancora una volta no a questa riforma della scuola. Il servizio di Francesca Sancini. Se si ferma il DDL non si ferma perché ci sono troppi emendamenti, se il DDL si ferma perché l'opposizione che siamo riusciti a costruire nelle scuole e nel paese è talmente forte che si è potuta dimostrare anche nelle ultime settimane che avanti non si può andare. Insomma, a che punto siamo? Salta tutta la riforma? Ma l'auspicio è che questo DDL venga ritirato perché danneggia la qualità della scuola. L'altro grande auspicio è che, seguendo la sentenza europea, tutti i precari della scuola che hanno maturato più di 3 anni di servizio vengono assunti. Senta, ma adesso se salta tutta la riforma e salteranno le 100.000 assunzioni, Renzi dice è colpa degli emendamenti. Renzi dice è colpa degli emendamenti, ma questo giochetto per me si chiama ricatto. Adesso una nuova apertura da parte del governo, a luglio un incontro con chi lavora nella scuola, con i sindacati. Speriamo che questa apertura sia una reale apertura, perché fino adesso le consultazioni ha dimostrato il governo di non aver le ascoltate affatto. Da mesi chiedono lo stralcio delle assunzioni dal cammino della riforma e assunzione per tutti i precari storici. Qui in piazza oggi perché? Io sarei una di quelle precarie che resta a casa. Siamo in queste benedette, insomma, graduatorie o maledette ad esaurimento, che ricordo che si chiamano così perché dovevano esaurirsi nel 2011. E siamo ancora qui ad aspettare. L'esaurimento c'è venuto, ma le graduatorie non si sono esaurite. Qui in piazza la chiamano la cattiva scuola. Ancora una volta a Roma in protesta il mondo della scuola nella manifestazione convocata dai Cobas. Un no totale alla riforma targata da Renzi. A chi avete messo zero in condotta? Zero in condotta, non siamo né squadristi né dei ribelli, siamo persone che hanno appena finito la maturità e siamo qua ancora una volta perché non vogliamo essere presi in giro. A che punto siamo? Quindi a questo punto la riforma salta? Noi vogliamo che salti, perché questa non è una riforma, è una vergogna, perché la scuola pubblica deve essere di tutti, una scuola libera. Vendesi, che cosa vende? L'abilitazione, presa soltanto un anno fa. Noi la vende? La vendo perché è inutile, non mi serve, abbiamo pagato 3.000 euro, quasi come una tangente all'università. Giù le mani della scuola pubblica, c'è scritto, perché? Sono qui per difendere anche una scuola che sia luogo di incontro, che sia veramente democratica, che non rispecchi delle gerarchie. Calvino, Malal. Chiesta in Senato una pausa per sfrondare gli emendamenti, insegnanti in piazza, a rischio le 100.000 assunzioni. E oggi pomeriggio a Roma nuova manifestazione di ICOBA, sindacato degli insegnanti, studenti e genitori. In tanti si sono ritrovati a Piazza del Pantheon per dire ancora una volta no a questa riforma della scuola. Il servizio di Francesca Sancini. Se si ferma il DDL non si ferma perché ci sono troppi emendamenti, se il DDL si ferma perché l'opposizione che siamo riusciti a costruire nelle scuole e nel paese è talmente forte che si è potuta dimostrare anche nelle ultime settimane che avanti non si può andare. Insomma, a che punto siamo? Salta tutta la riforma? Ma l'auspicio è che questo DDL venga ritirato perché danneggia la qualità della scuola. L'altro grande auspicio è che, seguendo la sentenza europea, tutti i precari della scuola che hanno maturato più di 3 anni di servizio vengono assunti. Senta, ma adesso se salta tutta la riforma e salteranno le 100.000 assunzioni, Renzi dice è colpa degli emendamenti. Renzi dice è colpa degli emendamenti, ma questo giochetto per me si chiama ricatto. Adesso una nuova apertura da parte del governo, a luglio un incontro con chi lavora nella scuola, con i sindacati. Speriamo che questa apertura sia una reale apertura, perché fino adesso le consultazioni ha dimostrato il governo di non aver le ascoltate affatto. Da mesi chiedono lo stralcio delle assunzioni dal cammino della riforma e assunzione per tutti i precari storici. Qui in piazza oggi perché? Io sarei una di quelle precarie che resta a casa. Siamo in queste benedette, insomma, graduatorie o maledette ad esaurimento, che ricordo che si chiamano così perché dovevano esaurirsi nel 2011. E siamo ancora qui ad aspettare. L'esaurimento c'è venuto, ma le graduatorie non si sono esaurite. Qui in piazza la chiamano la cattiva scuola. Ancora una volta a Roma in protesta il mondo della scuola nella manifestazione convocata dai Cobas. Un no totale alla riforma targata da Renzi. A chi avete messo zero in condotta? Zero in condotta, non siamo né squadristi né dei ribelli, siamo persone che hanno appena finito la maturità e siamo qua ancora una volta perché non vogliamo essere presi in giro. Ma a che punto siamo? Quindi a questo punto la riforma salta?
Noi vogliamo che salti, perché questa non è una riforma, è una vergogna, perché la scuola pubblica deve essere di tutti, una scuola libera. Vendesi, che cosa vende? L'abilitazione, presa soltanto un anno fa. Noi la vende? La vendo perché è inutile, non mi serve, abbiamo pagato 3.000 euro, quasi come una tangente all'università. Giù le mani della scuola pubblica, c'è scritto, perché? Sono qui per difendere anche una scuola che sia luogo di incontro, che sia veramente democratica, che non rispecchi delle gerarchie.